sindaco. Tre liste, un candidato sindaco, partiamo dal candidato sindaco come sempre. Come mai questa avventura? Allora, noi pensiamo che il paese di Lini non debba assolutamente andare in mano ai Notav, ai 5 Stelle, alla Leone, che comunque ha una radice di sé, la Rifondazione Comunista, o comunque quelle liste civiche che della stessa radice arrivano comunque da una sinistra. Pensiamo che dobbiamo esserci noi o tutti gli altri. Una scelta decisiva, una scelta di campo. Una coalizione con tre liste a sostegno. Queste liste come sono composte? Allora, ci sarà Forza Italia, Berlusconi per Riva, Lega Nord Piemonte, lista arriva all'INI con il nuovo centrodestra Alfano. Candidati che hanno già esperienza amministrativa o che sono la loro prima esperienza? Abbiamo dei candidati già con delle esperienze amministrative e anche molti volti nuovi. Sono persone semplici e coraggiose. All'INI il confronto sarà difficile, il primo scoglio è arrivare al ballottaggio. Sicuramente, quindi questo sarà il nostro obiettivo, ma chiediamo di più ai lenicesi, veramente di scendere in campo e di mettercela tutta per darci quel 51% che ci permetterà di non fare accordi con nessuno. Dopo il commissariamento il rischio è che ci sia un astensionismo alto, invece all'INI serve che la gente scelga. Noi crediamo che i lenicesi ancora una volta si riuniranno col loro orgoglio e rialzeranno l'INI votando il centrodestra, il vero centrodestra. Il vostro programma è un programma corposo. Molto corposo e diviso in 13 punti, ma senza troppi giri di parole, quindi molto chiaro.